quanto vi piace, ragazzi, la Mercedes classe C coupé? Sì, state commentando proprio tutte le volte che mettiamo una foto, gli articoli, siete scatenati. Allora, al Salone di Ginevra vi faccio vedere la nuova Cabrio, che è stata presentata inizialmente con due versioni sportive, la C300 e la C43 MG, che nonostante la sigla hanno la prima un motore 4 cilindri 2000 turbo da 245 cavalli e la seconda un 3000 V6 biturbo da 362 cavalli. Intanto vedete la linea è molto bassa, pulita, fluida. La capote la potete avere in quattro colori diversi e devo dire che come dimensioni è giusta, nel senso che le Mercedes classe E e classe S sono più eleganti, più signorili, invece la classe C riesce a essere anche sportiveggiante. L'interno lo conoscete già, è quello della classe C berlina con lo schermo centrale al centro che non piace a tutti, a qualcuno non piace questa idea di tablet sospeso, mentre i sedili, che qui sono nella versione sportiva, adesso cerco anche un altro esemplare che abbia invece l'optional della sciarpa d'aria calda, air scarf, per poter usare questa cabrio anche d'inverno. Prima di vedere l'air scarf, una piccola cosa, vedete qui c'è scritto 220D, quindi a differenza di quello che vi ho detto prima dalle informazioni che avevo, al salone c'è anche esposto un esemplare diesel con trazione 4 matiche integrale, e questo è un dettaglio, si vede molto bene da questo poggiatesta, perché ha due ventoline e un optional molto interessante quando, se vi capita di provare una cabrio diciamo con la mezza stagione come anche in questo periodo, è molto piacevole se c'è il sole poter tirare giù la capote e accendere questa ventola che vi scalda un po' la nuca e quindi insomma vi fa stare bene. Ma non sono ancora contento e siccome l'ho vista vi faccio vedere anche la coupé che mi piace tanto. Eccola qui, appena possibile ne chiederemo una in prova, magari le versioni normali non sportive all'inizio, perché questa è la C43 AMG Coupé 4x4, stesso motore della cabrio, 3000 V6 biturbo, 367 cavalli, 0-100 in 4,7 secondi, è una bella bestiolina. Vedete anche gli interni sono personalizzati AMG, la linea soprattutto in questa colorazione nera effettivamente vi do ragione, è molto d'impatto, farete una bella figura se vi presenterete a un appuntamento con questa Mercedes, magari sarete un po' scontati, però insomma piace.